Benvenuti a una nuova puntata di Jeans in Italia. Oggi giornata da tifosi al giro, però a casa nostra in Italia. Dopo l'esperienza in Belgio, questa volta esperienza Giro d'Italia da tifosi veri. Tifosi veri, proveremo a replicare lo stesso numero di birre, magari anche qualcosa in più con panini e caramelle. Per ora siamo sul passo di Valcava. L'atmosfera è quella giusta, esattamente. Nonostante il tempo che sia un po' così incerto. Tantissime persone che salivano sulla salita in bicicletta e noi ovviamente siamo venuti in macchina perché certo, poi mi metteva brutto, dobbiamo filmare, insomma, per sicurezza. Però noi ci mettiamo qui, mezza tifosi, aspettiamo il passaggio dei corridori sperando che il gruppo non sia già esploso su questa salita. Staremo a vedere, però intanto entriamo nel clima tifoseria Giro d'Italia. Via. Signore e signori, lui è il signor Ferruccio che si è fatto la gran fondo col nago senza la sella. Ha raggiunto l'immortalità sportiva questo signore. Cioè, noi siamo venuti su Valcava solo per incontrare il signor Ferruccio. Hai sistemato qua, non è che gli scappa ancora oggi. Ma c'è qua la chiave, se proprio male. Mi fermo. Perché nel video però non c'era attaccato. No, si è rotto la metà, si è spezzato proprio. Ma questo qui il supportino non c'era. Certo, c'era. Ah, non l'ho visto. Questo è un dato di mettere. Va bene, dai, andiamo. La sinfonia è quella giusta, esatto. Per il tifo. Viva il giro, viva il ciclismo. Ale, duri. Ale. Grande, numero uno. Questa grinta non ce l'avevo neanche da prova. No, al doppio della tua grinta. Che grinta. Prima birretta del giorno? Prima birretta del giorno. Siamo ancora arrivati a Roncola e lui si fa già dare la birretta. Ho un po' di sete, un po' di birretta ci sta, siamo a Giro d'Italia, un po' di folklore, un po' di tipo, la birretta. Salute. Salute. Poi arriva la grappa dopo. Birretta d'obbligo. Poi arriva la grappa dopo. Tra 10 anni che ho filmato un autografo. Adesso è la toga che sono le foto. Abbiamo visto, ci siamo visti a Imola. Via, dobbiamo andare i corridori a sbrigarci, che sennò qua ci bloccano. Rischiamo di arrivare sulla Roncola un po' last minute, invece voglio mettermi là con calma a mangiare, bere, cioè che andare no. Comunque Maranga davano già su forza. Vai. Chi vince la testa oggi? Chi vince oggi? Chi? Non lo so. Ma come non lo so? Chi vince oggi? Kamna. Kamna, via, parti! Questa era di parte. Birretta? Siamo arrivati finalmente all'ultimo tornante della Roncola, qui la situazione è ancora tranquilla perché devono arrivare tutti i ciclisti che erano sulla Valcava, però ogni tanto ci portiamo avanti. Tutti porti avanti, io non ho ancora niente in mano. Panino. Ah ecco, grazie Silvano. Lui te intera, a me metà. Mitico Silvano. Vabbè. Papà di Giorgio organizzatissimo. Bisogna mettere un po' di soldi nella damigiana però. Sono già qua, guarda, 20 euro. Mandiamo in Emilia Romagna. Bravo. Per Taviva, per beneficenza. E adesso sì, posso mangiare adesso? Vai. Posso mangiare? No. Vai. La tua macchina. Ale Caruso. Cosa facciamo qua? Sempre meglio di niente. Sì, ma
me l'ha detto a metà mio papà. Allora siamo qui con Stefano, giovane ciclista di 14 anni che oggi ha scalato la Roncola con il 34-28. Adesso la porto... Ma di la verità, qual è il tuo sport? Calcio. Io gioco a calcio. Cacciatore. Continua, cioè, a giocare a calcio. Quick step, maglia, è un piccolo Renko. Anche Poppy giocava a calcio. Qui invece abbiamo Davide, fratello di Stefano, che lui corre, però tu sei un esordiente, sì, giusto? Corre. Che ha messo sul suo tubo orizzontale tutte le salite che ha pedalato. Cioè, parliamo di salite vere, eh? Cioè, Galibier, Izoard, Granon, tutte le hai fatte! Tutte! Col dell'Agnel, Nivolé, Mottarone, ma cioè, c'è una sfilza infinita di salite che ha fatto Davide, impressionante, bravo! Vai! Sta piantando. Non hanno avuto la birra però. Niente da fare. Solo spinte. Va? Brambo, che c'è anche il Maranga adesso. Cos'è che scriviamo? Sono impappati! Che è il boccadillo? Chi è il boccadillo? Sì. Dai, boccadillo! Perdan, boccadillo, Perdan! Il boccadillo! Il boccadillo! Toma! Lui sa che non ci arriva. Oh, ma che casino si è fatto? Mirenda, Gianluca, dopo il video della vita da massaggiatore, la vita da massaggiatore che mangia il panino oggi. Oggi un piccolo cameo, piccolo cameo. Oggi si è fatto il ristoro prima della Roncola. Giusto. Top, perfetto. Non avendo più i panini di Picotte, prendo quelli della Roncola. Scrocchi i panini della Roncola, bravo, bravo. Vai, vai. Dove è il terminale? Quelli delle macchine, gratis. Si vendete, fate un giro. I panini. Allora, diciamo che la curva GC in Italia si sta popolando. Che spettacolo, eh? Pieno di gente qua. Tutta la gente che arriva da Valcava viene qui a mangiare birra e salamelle. C'è mio papà e i suoi amici lo Cicap del Seco che stanno grigliando alla grande. La cosa sta andando molto bene. Tra l'altro è uscito il sole. Esatto, sul Valcava stava spioviginando. Il tempo non era proprio il massimo. Ma adesso c'è sole vero. Comunque, bene. Maranga, abbiamo filmato 3 puntate di questo giro, tutte e 3 col sole, sì. Considerando il giro direi che portiamo bene. Fortuna. Decisamente. Adesso però bisogna alzare un po' il livello qua, che birra sei dell'entusiasmo, tu? Del tifo. Perché tra un po' arrivano i corridori, cioè, ricordiamoci, ma quello è marginale, Maranga, per vedere la corsa anche. Siamo venuti a vedere la corsa, non solo per bere e mangiare, cioè. Scusa, eh. Vabbè, andiamo a bere un'altra per la intanto. Decima birra. Decima? Sì, decima. No, decima. Dai, andiamo. Comunque Giorgione, è bello vedere che nonostante sia stato un giro un po' deludente per via del Covid, cadute, maltempo, ritiri, tutto quanto, la gente sulle strade sia tantissima. Cioè oggi qua in una anonimo tornata la Roncola è veramente murato di gente. Bellissimo, è bellissimo l'affetto che il pubblico ha per questo sport, nonostante non sempre riesca a ripagare con entusiasmo. Sì, nonostante le polemiche, tutto quello che volete, però quando poi c'è il giro della tappa, il Giro d'Italia, la gente risponde sempre, soprattutto poi con una bella giornata così. Emozionante. No, ci sono i giorni in cui è veramente bello fare questo lavoro. Graziella. Tanta roba, ragazzi. Questa è una Graziella molto da combattimento. Molto, la nostra è più fighetta, la Lady Z. Questa è la battaglia. Ma il 1030. Un 40, 16, 50. Col 1030 poi tanta roba davvero.
Quando facciamo la sfida? Quando vuoi. Ma provi a scegliere anche la salita. Scegli tu la salita. Deve essere dura. Io ho paura comunque. Questo che me ne dà secondo me. Facciamo lo così a pelle se me le prendo. Lo stelvio da Bormio. Ma sì. Da Prato. Ci penso. Fatto! Anche da corridore se cose, adesso scrivono il mio nome sulla strada, assurdo, cioè, una nuova... con la freccia per trovarci. Ci aspettavamo un po' meno gente, ha risposto in tanti la chiamata di CCN Italia. Allora vieni. Vai. Coraggio, le ultime birre, le ultime salamelle, offerta libera, venite a bere, venite a mangiare. Aspetta, Lulu, come procedono gli allenamenti? Bene, bene. Gli sfortoni, cioè la fatica del fare il professionista comunque lascia traccia, quindi però bere le birrette in compagnia e fare festa è un'altra roba. Assolutamente, anche perché quello che dovevo vincere già l'ho vinto. Hai vinto tutto quello che si poteva vincere in un anno, tra l'altro, in un anno secco, però adesso dati da fare con le birre. Ah, certo. Giorgione, manca poco al passaggio dei corridori, quindi siamo arrivati al momento decisivo, cioè il momento per cui siamo qui. Non sono convinto di essere in grado di riconoscerli. Però la cosa curiosa è che noi siamo qua da 4 ore ma non sappiamo assolutamente nulla di quello che è successo in corsa fino adesso. No, sorpresa, cioè, quando zero. Arrivano... Perché non abbiamo internet, non abbiamo connessioni con l'esterno, quindi non sappiamo chi c'è in fuga, niente. Ma infatti la roba è dai che sei forte, perché non so, cioè, non so chi c'è in fuga, non li riconosco. Qualcuno perché... mi ha detto McNulty, ho sentito McNulty in fuga. L'unico che so... L'unico che ma sarà fuga. Vero. E Ili, e ben Ili! Che macello! Ok, G? Sa di no. Rubio? È Rubio! Che fatica! Da quello che abbiamo visto, Ili decisamente favorito, poi vedremo. Clark! Dai, Simon! Hai visto che è l'ammiraglia FDG? Vuol dire che tiene, eh? Tiene la maglia! Grazie, maestro! Sta venendo in catabolismo, Giugione! Vorrei mai perdere i muscoli! Vai, vecchio! Maledetto Bettiol! Ci ha bagnato! Attenzione, gruppetto velocisti! È il gruppetto da 5.5 vediamo questo, chi c'è, gruppetto con c'è. La gamba! Edoardo! Pascalone, grande gamba per stare in questo gruppo oggi, In fuga il Pascalone! No, Pascalone, Pascal Ackermann. Pascalone, Pascal Ackermann. Io faccio la voce fuori campo, il documentario. Qui vediamo degli esemplari di Homo Cyclisticus che esultano dopo la tappa perché tutto è andato bene e hanno mangiato e bevuto. È stata una giornata bellissima, Maraglia. Molto intensa. Siamo molto intensa. Un po' altissimo, è stato molto bello. Beh, però abbiamo fatto il tifo. È stato un tifo vero. Un boato quando è passato Ili per primo, ma poi anche tutti gli altri, bellissimo.
è diverso dall'inizio il boato per quelli che passano davanti e invece gli applausi per quelli dietro, sì, per incoraggiarli ad andare avanti. È stata una bellissima giornata anche perché sono venuti tantissimi qua nella curva GCN Italia, eh. Cioè da dire che abbiamo fatto veramente tanto casino. È da rifare. Da rifare, sì, sperando che vengano magari a fare una tappa qua, in questa zona magari. Assolutamente. Vicina alla nostra base. Prossima volta doppio delle salamelle perché sono, sì, finite, sì, subito. Ho bruciato tutto, non è rimasto niente. Se questo video vi è piaciuto, come sempre, mettete un bel like, commentate qui sotto iscrivendo. Siete venuti anche voi a vedere una tappa al Giro d'Italia e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! 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 Ciao!